Marcone Nazionale, vedi che io vado a fare la spesa per fare l'hamburger adesso. Ti tengo aggiornato. Va benissimo. E niente, se vuoi dire qualcosa per entrare nel video, questo è il momento. Un abbraccio. Dico che saluto tutti i tuoi carissimi follower, i tuoi spettatori, i tuoi visitatori del canale, che si devono godere la tua grandissima ricetta, che non vedo l'ora di venire in Germania da te a provare uno dei tuoi mega hamburger. Oppure lo facciamo assieme e ideiamo qualcosa. Ah, sì, che bello. Ciao. Andiamo a comprare gli ingredienti che serviranno per realizzare questa bestia. Andiamo. Comunque volevo andare dal macellaio, ma per velocizzare il tutto vado alla Lidl, che là trovo tutto quello che mi serve e niente, vi porto con me. Missione a Lidl terminata, adesso vado al McDrive perché voglio vedere il Big Mac più da vicino per poterlo analizzare meglio, e poi mi serve la bevanda per fare la foto, quindi andiamo al McDrive. Che figata, ho trovato pure il posto per la GoPro, perfetto. Dato che il McDonald's non è molto lontano, dovremmo arrivarci praticamente in pochissimo tempo. Ok, ci siamo, entrati al McDrive. I'm on Big Mac menu. Allora, ce l'abbiamo fatta e adesso andiamo a casa a preparare questo mostro di panino. Ok, sono appena tornato in cucina, ho ovviamente controllato il pane che aspetto avesse e è venuto proprio bene questa volta con una ricetta che non mi ricordo nemmeno come ho fatto. Comunque non è il tema di questo video, vi faccio vedere velocemente cosa ho comprato e poi ci mettiamo subito all'opera. Allora, come vi ho fatto vedere prima, ho preso la Coca-Cola, il Big Mac, le due cannucce, lo scontrino che non serve, carne di bovino, 800 grammi ho preso, magari qualcosa rimarrà, però vabbè, non fa niente. Cheddar da mettere tra i vari strati, come avete visto nella storia in precedenza, cercheremo di farlo il più uguale possibile. Poi ho preso questi cetrioli sott'aceto che andrò a mettere nella salsa, che non si vede nella storia, nell'immagine, però io lo andrò a mettere, cioè li andrò a mettere nella salsa perché secondo me ci stanno bene. Andiamo a vedere come preparare le salse, tutti i condimenti e poi andremo a formare questa bestia. La prima cosa che vado a fare è quella di analizzare il Big Mac per vedere com'è fatto. Ovviamente sembro Robocop perché ho la GoPro attaccata qua per farvi vedere anche la ripresa da sopra. Con due telecamere, oggi proprio Steven Spielberg modus. Allora, fazzoletti non ci servono. Big Mac, andiamo a vedere come è fatto. Abbiamo la scatola, abbiamo la parte di pane, la parte del patty che è molto fina, adesso vado a scomporlo. Insalata con una salsa, vedete c'è la salsa qua, quindi andrò a metterla anche nell'altro panino. I cetriolini, poi abbiamo un altro patty, abbiamo dell'insalata e una fetta di cheddar solo. Ricomponiamo il tutto, che non sembra essere molto invitante, e mettiamoci all'opera. Allora, come abbiamo visto su Wikipedia, i patty, quindi i dischi di carne, sono di 45 grammi l'uno, quindi andiamo a pesarli e a schiacciarli e poi andremo a cuocerli. Prendiamo la nostra carne e andiamo a porzionarla, che con le mani la amalgamo un po' per renderla poi più facile da lavorare. Salo leggermente il composto e aggiungo del pepe. Non so se al McDonald's fanno così, ma io voglio condirla un po'. Comunque la carne è quasi pronta, adesso porziono, faccio i dischi e li metto a riposare perché devono arrivare a temperatura ambiente.
prendo la mia bella bilancina e mi peso i 45 grammi di carne. Cioè, questa dovrebbe essere la polpetta per il disco del Big Mac? No, non hanno capito niente. Cambiamo strategia. Allora, i dischi di carne li faremo da 100 grammi l'uno. I primi 100 sono pesati. Allora, da 100 sembra più una cosa da porcata, cioè 45 sembrava un giocattolo per i bambini. Infatti il Big Mac, visto da vicino, non sembra così appetitoso. Ecco le 6 polpette, tutte da 100 grammi. Adesso, per andarle a schiacciare, prendo un foglio di carta da forno, mi aiuto con un po' d'olio, olio d'oliva. Prima di tutto mi aiuterà nella cottura e secondo non farà attaccare i miei dischi. Secondo foglio di carta forno, stessa cosa. E vado a mettere sopra. Per schiacciare i dischi di carne mi aiuto con un pentolino, dato che non ho altro. Ok, andiamo a scoprire i dischi di carne. Direi che sono praticamente perfetti, l'altezza è giusta, è quella che ha anche McDonald's. Adesso aspettiamo un po' e poi andremo a cuocerli. Accendo già il forno statico a 150 gradi, così siamo già pronti anche per questa fase. Questo è un metodo veloce per creare dei dischi di carne perfetti e senza farli attaccare. In pratica avete visto, non ho usato niente di particolare. Mi sposto sull'altro tagliere e vi preparo gli ingredienti necessari per realizzare la salsa. Anche un po' di paprika dolce nella salsa, così, perché mi va. Aceto di vino bianco. Addirittura nella salsa ho messo il ketchup, quello light, perché ovviamente bisogna risparmiare dove è possibile sulle calorie. Vediamo com'è. Una bomba. La salsa è pronta, andiamo a cuocere i nostri dischi di carne. Preparo il wok per andare a friggere le nostre patatine fritte. Siamo pronti per cuocere i nostri dischi di carne. Adesso andrò ad inserire il primo. Che bel suono, che bel suono! Più o meno andrò a cuocerli, diciamo, un minuto per lato, massimo, perché sono proprio stretti. Una cosa importante è che devo premerli, altrimenti si andranno a gonfiare, a restringere. Questo non lo voglio, io voglio belli schiacciati come quelli del McDonald's. In questo modo cucino tutti i dischi di carne. Qua dentro sta facendo un fumo che neanche vi immaginate, perché non ho la cappa. Quindi ci vediamo una volta cotti tutti i dischi di carne. Questa ricetta, dopo averla fatta, dovete buttarvi in doccia o nella vasca con tutti i panni, perché sennò, cioè, io avevo intenzione di uscire dopo aver registrato questo video. Cosa che farò comunque perché mi scoccio di cambiare. Sul disco di carne appena cotto metto il cheddar e così faccio per tutti e 6 i dischi. Per ogni disco che andate a cuocere vi consiglio di pulire la padella se non volete chiamare i pompieri. Continuiamo in perterrito tra ferro e fiamme. Comunque io userò i panini, questi qua, senza il sesamo, perché mi sembravano molto più forti, molto più rigidi in confronto a quei panini che non costano niente nella busta di plastica di sesamo, cioè col sesamo sopra. Quindi andremo ad utilizzare questi che sono molto più stabili e conterranno forse le 6 fette di carne. Andiamo a vedere. Intanto li faccio tostare in padella per renderli ancora più stabili. Li metto qualche secondo in padella per farli tostare. Così va bene, altrimenti rischiamo di bruciarli. Vi faccio vedere la differenza. Questa è la tostatura del panino del McDonald's e questa è la tostatura del pane che ho comprato io, che è quello fatto da un panificio vicino a casa mia. Come penultima cosa andiamo a fare le patatine fritte, in modo da farle rimanere belle croccanti e belle calde. Qua già ho preparato la carta assorbente per levare tutto l'olio possibile, anche se a noi l'olio piace. E andiamo di patatine fritte. Le ho comprate perché altrimenti dovevo farle a mano io, ci perdiamo mezza giornata solo per fare le patatine fritte. Quindi in questo caso congelate, ma per quello che dobbiamo fare vanno più che bene. Vado a calare all'interno del wok. Andiamo a girarle
fin quando non diventano belle croccanti. L'olio quando si frigge deve essere caldo, caldissimo, bollente, lava. Vi ho abbassato un po' la visuale per farvi vedere la frittura. Guardate com'è bella dorata. Verrà un panino, ragazzi, che sarà una cosa da godere, da godere. Sono dorate abbastanza, quindi vado a portarle all'interno della carta assorbente. Le patatine sono pronte, ci abbiamo messo pochissimi secondi. Adesso trasferisco i dischi di carne nel forno per far squagliare il cheddar, come piace a noi, e poi andrò a stratificarlo in modo che rimane bello attaccato e tutto un pezzo. Ok, chiudo il forno e faccio squagliare il cheddar. Le patatine fritte vado a salarle leggermente in questo modo. Le sbatto, le cullo. Faccio il check. Perfetto. Adesso aspettiamo solo che i nostri dischi di carne cuociano e montiamo il mostro. Eccoli, pronti per essere stratificati e poi per andare nel panino. Andiamo a stratificarli. Questo lo usiamo come base. Questo sopra. Questo sopra. Questo sopra. Siamo a 4, 5, 6. Eccolo qua. Sembra sia stabile. Adesso vado a portarlo di nuovo in forno per farlo squagliare ancora meglio. Per rinforzarlo aggiungo altro cheddar. Ah, bellissimo. Ci vediamo fra un minuto. Intanto che passa l'ultimo minuto vado a mettere la salsa sul pane. Sono molto molto felice di questa cosa. Sapete che faccio? Diversamente da quello in foto, metto le patatine fritte pure sotto. Bellissimo, questa sarà la base per i nostri dischi. Bellissimo. Vado, quel che dite? Vado, sì. Oh mio Dio. Ma che cos'è? È bellissimo già così. Adesso metto le patatine pure sopra. Così. Ragazzi, purtroppo dopo 2 ore di duro lavoro la GoPro ci ha abbandonati, ma continueremo con l'iPhone. Intanto mangio le patatine. Non so, a me sembra un po' light qua sopra, quindi metto un altro po' di salsa. Altre 2 patatine non sarebbero male comunque qua sopra. Adesso è giunta l'ora di chiuderlo. Buco con lo stuzzicadente. Cioè con questo coso gigante qua. Cioè qua siamo ad un livello molto più alto di porcaggine. Io tengo solo una domanda, no? Ma sto coso come si mangia, mo? Voglio farvi vedere solo per amore dell'argomento la differenza tra un Big Mac e questo. Un Big Mac e questo. Sto spostando il mostro. Non so come tagliarlo. Cioè, è impossibile da tagliare. Amo! Vieni qua! Adesso assaggeremo questa specie di mostro che non so nemmeno come dobbiamo andare a mangiare. Andiamo. A zanna. Come? Buono? È buona, se l'ha detto lei allora è buono veramente. Non saranno 3000 calorie a panino. A pezzo. Speriamo di no. Questa è una dieta. È difficile da mangiare in effetti. Senza sporcarsi. Senza sporcarsi e senza sembrare di essere dei maiali. Dato che è una cosa molto maialosa, cioè è impossibile mangiarla diversamente. Lo vedete da vicino, eh? No. Comunque, grazie per aver visto questo video. Io ringrazio Marco Sarcone per l'idea. Ovviamente se non conoscete Marco Sarcone andate sul suo profilo e mettete il follow, anche se Marco Sarcone lo conosce chiunque. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti. Ah, a proposito, se mettete il follow a Marco Sarcone, ricordatevi che Marco verrà qua in Germania appena arriveranno tutti questi lockdown e faremo una ricetta insieme. Stay tuned.